Ieri c'è stata la conferenza stampa del direttore generale dell'Arezzo Riccioli, ha parlato di un progetto riguardante lo stadio comunale che potrebbe essere non una convenzione ma una concessione. Ha detto che c'è il parere favorevole dell'amministrazione perché potrebbe portare anche un risparmio. Beh, sì, è una delle cose di cui abbiamo parlato, anche devo dire non da ora e non da ultimo, per reimpostare il rapporto tra l'amministrazione comunale e l'Arezzo Calcio. L'ipotesi ancora al vaglio, ma dal mio punto di vista personalmente la vedo con grande favore, di passare da una convenzione che è un po' datata, che francamente qualche problema lo crea, ad una concessione vera e propria che possa fare della società la protagonista, direi assoluta, in collaborazione certamente con l'amministrazione, ma potendo sfruttare al massimo quell'impianto, lo stadio, ma non solo, anche per altre opportunità di tipo commerciale. È un modo sul quale vogliamo ragionare, e se ci saranno le condizioni per arrivare in fondo ci piacerebbe poterci arrivare. Ora, è evidente che ci sono molti aspetti da valutare, quindi non è certamente ovvio che sarà così, ma è una delle strade, forse la primaria, sulla quale stiamo ragionando. Oltre allo stadio, poi si parlerà ovviamente anche di impianti per gli allenamenti o comunque di bandi sportivi, no? Dovrebbe uscire a breve il bando per alcuni impianti. Beh, ne usciranno più di uno. È chiaro che l'Arezzo Calcio è una società privata e quindi, come tutte le società private, deciderà come, quando, in che modo e se partecipare a dei bandi. Poi che con l'Arezzo Calcio ci sia un rapporto in qualche modo di attenzione, perché la squadra della città mi pare di averlo dimostrato, non lo recrimino, anzi sono orgogliosa di averlo fatto, lo rifaremo, però trattasi di soggetti privati e quindi stanno alle regole e alle opportunità di tutti i privati della città di Arezzo.